Assessore, siamo dietro al teatro, un teatro che è stato chiuso purtroppo per piccoli accorgimenti, ma a breve sarebbe stato riaperto. Adesso c'è questo finanziamento che servirà naturalmente ad arricchire, però ecco, l'importante poi sarà anche rendere di contenuti questo teatro, quindi riempirlo di contenuti. C'è la possibilità poi che si possa divenire anche un cartellone con spettacoli, con compagnie? Assolutamente, nelle prossimi giorni verrà convocata nuovamente la Commissione Pubblici Spettacoli e non appena verrà ottenuta la licenza dei pubblici spettacoli dalla Questura, contestualmente verrà emanato un avviso pubblico per organizzare una mini rassegna teatrale da svolgersi nel periodo della primavera del 2020. Contestualmente a ciò è importante anche comunicare che dall'esito delle votazioni della democrazia partecipata il progetto più votato è il risultato quello dell'associazione Gaspare Lo Niclo e di conseguenza anche nella primavera del 2020 si terrà al Teatro Sociale di Canicattì una rassegna concertistica di altissimo livello. Questo sta a testimoniare l'importanza che il Teatro Sociale riveste per la nostra comunità. Da quand'è che il teatro è chiuso abbiamo cercato di ottemperare tutte quelle prescrizioni che sono state appunto dettate dalla Commissione Pubblici Spettacoli. L'ultima è stata la scorsa settimana e si tratta di sei prescrizioni che stiamo già risolvendo. Ecco, naturalmente parlando della democrazia partecipata dobbiamo dire che c'erano dei progetti che sono stati ammessi e che sono stati messi poi a votazione dai cittadini, quindi il più votato è stato questo dell'associazione Gaspare Lo Niclo, però ecco quanto ammonta un po' l'importo che poi sarà destinato a queste attività proposte dall'associazione? Così come previsto dalla delibera di giunta e da tutti i riferimenti normativi, quest'anno l'importo stanziato per la democrazia partecipata era di 15.000 euro. Quindi la rassegna concertistica proposta dall'associazione Gaspare Lo Niclo avrà questo budget e sarà ovviamente ampiamente comunicato nei prossimi giorni, non appena tutti gli adempimenti tecnici verranno risolti.